Gentili amici appassionati di calcio a 5, dal Paladolmen di Biscele, Gianluca Valente vi dà il benvenuto per assistere insieme al match tra Diaz e Futsal Windtime, gara valevole per la 12ª giornata del campionato regionale di Serie C1. Diaz leggermente alle spalle della compagna. C'è un palo clamoroso di Mauro Caggianelli, minuto numero 1. Subentra Caggianelli, Tortora, e c'è la deviazione. Diaz che deve fare a meno dello squalificato Angelo Cassanelli. Tiro incredibile di Vito Di Pierro, palla che va ad incastonarsi all'incrocio dei pali. Minuto numero 11 al Paladolmen, raddoppio Diaz con una perla di Vito Di Pierro. Sasso, c'è spazio per Valente, palla in mezzo Di Pierro, 3-0 Diaz al 14° minuto di gioco. Stretto a ripartire, però lo attende, lo lascia sul posto Palermo, gran giocata al minuto numero 3:20 da parte di Balestra. Ottima la deviazione di Spadavecchia sopra la traversa, di tacco Perseo prova la magia per riaprire il match. Palla fuori all'indietro per Valente. A spazio il pivot biscegliese, Tortora dalla distanza con Paolo Andria. Attenzione, c'è il tentativo e c'è la rete di Sergio De Cillis, minuto numero 22. La Diaz si porta sul 4-0 con il sigillo del Nino Maravia. Si chiude il match con la Diaz che con ampio merito vince per 4-0 sul Futsal Windtime, sale a quota 21 punti in graduatoria, superando proprio la compagine brindisina.